Ciao a tutti e a tutti, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Come vedete oggi non sono sola, con me c'è Eleonora, Ele che sicuramente conoscerete, per chi non la conoscesse ovviamente lei. Cosa fai? Spiegaci, racconta. Mi occupo di cibo. No. Sicuramente, è al primo posto. Ho un canale che si occupa principalmente di beauty, anche se oggi non so se si direbbe perché abbiamo testato... Abbiamo fatto un po' di cose. Sì, dei prodotti che abbiamo comprato, sì, esatto, in beauty in Corea, vedrete che cosa ne pensiamo lì. Esatto, infatti vi lascio tutti i suoi link ovviamente sotto in info box, il video che abbiamo girato insieme, perché abbiamo fatto vedere appunto un po' di cose make up. Invece qui ovviamente si parla di mangiare, qua mangiamo, proviamo un po' di snack, un po' di cose che abbiamo preso. Io sono troppo curiosa, perché sono delle cose veramente, sono delle cose interessanti, ma a parte lì dove girate e girate trovate qualcosina di cose che non avete mai visto. Alcune cose le ho prese infatti tipo nei 7-Eleven. Sì, no, nei combini li trovate ovunque, tanto questo ve l'ho già detto mille volte. Quindi questo è niente praticamente di quello che trovate poi lì. E ovviamente vi ho chiesto di farci un po' di domande su Instagram, quindi rispondiamo poi tra un assaggio e l'altro anche alle domande che ci avete fatto. Abbiamo parecchie cose dolci, devo dire. Ma anche perché io ho fatto un video anche assaggi con Ross mentre eravamo lì. Ma quello è TikTok o c'è anche su YouTube? Sì, anche su YouTube. Ho fatto metà delle cose. Ma quasi anche le cose più salate che prendevamo. Comunque era dolce, quindi alla fine non scampi. Poi ora di merenda ci sta. Esatto, ora di merenda. Allora, partiamo dalla prima domanda. È meglio fare la sim? Come si fa per il telefono? Quindi rispondiamo anche a domande un po' di... Esatto, di sostanza, sì, di cose proprio da, per il viaggio. Utili. Noi la sim ce l'hanno fatta le ragazze del team. Appena siamo arrivate, trovate il desk praticamente, sì, all'uscita in aeroporto. Sì. Quindi quello che vi consigliano, anche leggendo poi su internet, me l'avete detto anche voi nelle dirette che ho visto questi giorni, siamo tutte diventate, sì, live dirette. Cioè, noi super, super dirette. Quindi mi avete detto di fare effettivamente questa cosa qui in aeroporto. Però trovate anche dei siti online che la fanno. Tra l'altro ho letto che quella che ci hanno fatto noi è proprio quella da 10 giorni. Okay, e l'hanno pagata 35.000. 35.000 euro di schedina, capite la professione? Cioè, prendeva benissimo, ma ho avuto un problema. Quindi sì, vi consiglio di farla lì fuori. Cioè, non so quanto possa venire, esatto, devo pagare, non so, con la sim italiana. Esatto, no, quello non... No, secondo me, ma a parte neanche credo. Non so se c'è l'opzione Asia. C'è l'opzione Asia? Non ho più pallida idea. Non lo so, non ho perché controllato. Io la mia l'ho persa anche lì, quindi. Oddio, è vero. Io ho perso la valigia e loro hanno perso la sim. Ma anche sì, Ross ha perso la sim. No, Gloria no. Io no. Gloria abbiamo perso le valigie. Però lei sono tornate prima. Invece voi avete perso la sim italiana. Sì, giustamente. Però sono riuscita a recuperare il numero, non ho dovuto cambiare niente. Hanno bloccato quella sim. Quindi se andate a Seul e la trovate, non funzionerà. Dovevi mettere tipo l'Apple Tag, come si chiama? Sì, così anche sulla sim. Quindi sì, sicuramente io vi consiglio, vedetela direttamente lì. Che svolta è stata quando l'Europa ha fatto questa cosa unificata? Sì, in Europa sì, che puoi usare le tue cose col roaming. Quella è una svolta. Infatti dovrebbero farlo in tutto il mondo, è bello. Sarebbe molto più semplice. Cosa ti ispira? Non lo so, cioè io ti direi facciamo una dolce, una salata, ma qua ti ripeto, no, dolce. Vuoi iniziare con i misteri o li vuoi lasciare? No. Sì, dopo direi questi. Vuoi dopo? Allora, vi proviamo a vedere questi. Che ci sono. Ci sono. Sì, abbiamo molti stick. Abbiamo un po' di pepero e questi qua che erano pepero i pochi. I pepero sono della Lotte. Questo marchio lo vedete ovunque, c'è la Lotte Tower, il Lotte Mall. Ah, ecco, l'ho visto. Sì. Ma tipo c'è pure scritto tipo numero uno, esatto, brand in Corea. Esatto. Tu hai quelli crunchy tipo? Fuori, tu ce li hai dentro. Ripieno. Sì. E questi sono, al credo, caramello. Fuori al caramello. Da quale iniziamo? No, sappiamo, ripieno anche. Ah, no, quello è fuori. Questo è fuori. Forse dovrebbe fare caramello. Guarda, è bello. Guarda, un po' più... Intanto. Ma come è fatto questo pack? Cioè, perché ha tipo queste cose? Per offrirlo? Però non potrebbe schiattare, essere, potrebbe essere per offrirlo. Potrebbe non toccare. Guarda, no, secondo me è così. È così? In Corea io ho notato questa cosa, che se possono pensarla e farla, la fanno. Cioè, qui dicono, vabbè, ma perché farla? Invece lì la fanno. Ah, tieni. Cioè, grazie, vedi? Più igienico alla fine, cioè. Oh, l'odore è buonissimo, sanno di... Oddio. Sai, a me non piace il caramello, però sa di burro. Sì, infatti c'è scritto, infatti golden butter c'è, sì, scritto. Però a me non piace il caramello. Io lo amo. Vai sul canale, eh? Ciao, buonissimo. Burro caramelloso, buonissimo. Burro? Ma questo è proprio burro. No, mentirei se dicessi che non ho mai mangiato il burro. Però non si sente. Burro, pane e zucchero. Tu come c'hai hop in butter? Mangia. Dopo ti faccio vedere, anzi lo faccio vedere adesso. Loro in realtà latticini
però tanti dolci. Quindi tu hai fatto caso, erano pochi latticini. Sì, la prima cosa che ho fatto. Esatto. Cosa hai mangiato? Io ho mangiato la mozzarella. La mozzarella! Grossa pure la faccia. Ho troppo olio di mozzarella. O la trovate tipo che la mettono sopra ai ramen, queste cose così, però noi le cose abbiamo preso. No, mi trovi. Non proprio il burro così. È proprio il. Ah, ma cioè, per me è buonissimo. Ma com'è? Hai ragione. Amo J-Hop. Bravo. Hai ragione. È poco caramelloso. Aspetta, fammi vedere. Da 0 a 5 o da 1 a 10? O da 0 a 10? Dai, andiamo da 0 a 5. Per me 2. Cioè, no, per me 4 e mezzo. No. Cioè, io avrei voluto ancora più cremento. Ancora, doveva essere più doppio ancora lo strato? Sì. Dovreste fare. Era più sensato che era più doppio. Double golden butter. Cioè, questa è un'idea. Oppure ripieno dentro e ripieno fuori. No, per me è la vita d'oro. Se c'era il ripieno, pensa al caramello e fuori questa copertura così. Buonissimo. Ne proviamo un altro, poi rispondiamo a un'altra domanda. Mm-hmm. Proviamo quello di questo. Quello fuori o quello dentro? No, dai, adesso andiamo dentro. Questo credo sia la versione pre-COVID, perché non aveva la cosa dell'offerta. Esatto. Questi sembrano le cannucce. Sembra quella tipo ripiena. Sì, sì, perché hanno tipo il buchino. Tipo quelli che ho provato lì non li avevamo provati col formaggio. Questi. Ah. Cioccolato classico. Si sente pure il buon odore. Leonora è fissata con gli odori. Sì, io prima dovevo adorare. Ma ti ho visto anche nei vlog che montavo i miei. Ogni tanto eri tu dietro. Cosa? Fare roba. Fare roba. Un cioccolato al latte. Senti più l'esterno. Infatti non mi piace tanto. Un po' tipo la storia dei baiocchi. È troppo biscotto e proprio ripieno. Sì. Guarda quello dei al formaggio che hai assaggiato. No, però il formaggio era buonissimo. Io ho già il voto e non lo riassaggerei nemmeno. Se mi dessero la scatola non li finirei. Cioè direi tipo calorie così sprecate. Oppure tipo li mangi ma per noia. Sì, quindi mi dispiace amici. Cioè io vado anche meno di quelli di prima. Cioè per me uno. Dai, se uno e mezzo. Cioè proprio sprecato. Però sì. Lo vedo così appena piccoli. Se Lotte dovesse mai vedere questo video. Lotte mi dispiace. Ho menzionato le calorie. Sono fissati perché su ogni cosa. Anche in Italia ci sono scritte le calorie. Ma qui ci sono scritte davanti. Sempre davanti. Incredibile. Cioè sono fissati veramente. Sì. Per fortuna non so neanche quante ne dovrebbe prendere una persona in un giorno, o le cose. Però comunque è un po' triggerante come cosa, secondo me. Poi gli snack, voglio dire, non è che stai prendendo il sedano. Io non lo metterei così in bella vista. Poi fate comunque. Non è vero, però una volta io e Rosso stavamo cercando il tè e abbiamo fatto. No, questo c'ha 200 calorie, cioè questo c'è scritto 0 calorie. Perché per loro è zero. È proprio una roba di. Cioè lo vedi subito con i nomi. Sì. Uva e calorie. Allora. Prendiamo un po' di domandine. Prendiamo un'altra domanda. Questa è carina. Anche perché penso l'abbiamo detto anche nei nostri vlog in realtà, però. È un posto sicuro per fare un viaggio da sola? Cioè, ragazza? Da sola. Tu ci andresti da sola? Allora, c'è il pro e il contro. Il pro penso che è quella cosa che abbiamo detto veramente ovunque, ovvero che sei tranquilla ad andare in giro, non c'è catcalling di nessun tipo. No, anzi, cioè, non, a momenti neanche li guardano, penso. E quello faccio. È il contro, cioè sei da sola, quindi secondo me un minimo ti dovresti preparare magari nei gruppi Facebook di italiani in Corea. Ti ricordi tipo quando stavo fuori al coso dei waffle? Esatto, stavo per dire questo. Eleonora voleva fare amicizia. Ma parliamo! Ti chiedo se tu speak English. Però. No, cioè, è molto difficile. Se parti e vuoi fare un viaggio per conoscere anche la gente, cioè, o parti prima, cioè, quindi ti porti avanti e cominci a conoscere qualcuno e vai lì che già conosci. Perché sennò è veramente difficile. Cioè, sono delle persone molto riservate e in qualsiasi ambito, cioè anche al lavoro. Loro fanno quello che devono fare. Non è come qui che magari ti parte la chiacchiera. Una cosa magari a volte. Prima che ti servono stanno finendo di raccontare roba alla collega, no? Esatto, esatto. Invece lì no, cioè non esiste. Quindi allora, per la sicurezza da sola, cioè puoi andare sicura. Anche la sera in realtà io non mi sono mai sentita. Poi ci stanno, magari becchi quella persona che non lo sa mai però ti dico in generale come impressione. Per me sì. Quanti giorni sono per voi sufficienti per visitare Seoul? Che persona. Cioè lei è sta appena prenotato di nuovo dei mesi. Io invece quando la gente me lo chiede se ci tornerei, io dico sempre sì, ci tornerei, ma se quando avrò dei figli, perché siccome io non sono molto childish come tipo di persona, cioè non sono molto attratta da una roba che loro hanno ovunque, questo modo di vivere, pupazzetti eccetera, invece secondo me è proprio uno di quei viaggi che dovresti fare con dei figli, con i bimbi, con i bambini. Dai. Cioè, secondo me i bambini impazzirebbero in una città che ha i pupazzi. Vedi, perché io ad esempio sì me la vivo in modo diverso. Vedete perché vi ho portato anche Leonora, almeno vi dà un suo, no, l'altro lato della cosa. Quindi per
te 10 giorni che siamo stati sono, cioè sono tanti o sono giusti? Sono giusti per Seoul, non per la Corea del Sud. A parte quando fate questi viaggi lunghi, a prescindere proprio di aereo, secondo me vale la pena che state almeno 10 giorni, cioè almeno una settimana, 10 giorni se potete, ma pure di più. Io sarei rimasta, io andrò già 2 mesi, già mi sembra poco andarci 2 mesi, quindi figuratevi. Però per vedere la città, allora è una città grandissima. Anche se scoperto ma... la più grande Roma. Esatto, cioè, non lo direi. È più grande mai. Roma. Allora, come tempi di trasporti ti dico sì. Però tipo quando sei dentro e ti quando guardi intorno lì, sembra immensa. Ma anche quando siamo andati su alla torre, che vedevi. Perché infatti lì si sviluppa in altezza, palazzi alti, eccetera. Qui da noi magari è più spianata. Allora. Un'altra e cosa sembra... che fa tanto, secondo me, è il fiume. Cioè, il Tevere sembra. Lì sembra immenso, gigante, va tutto intorno. Cioè, è ovunque. E poi tutti giri. I ponti sono lunghissimi, grandissimi. Però anche i punti però fanno che ti aiutano a... Ti sembra una città grande, grande, grande. Sì, perché poi se ci fai caso è tanto montuosa. Cioè c'erano sempre montagne dietro da qualche parte. Io ti dico 10 giorni per visitarla come città. E 10 giorni minimo. Bene, perché noi avevamo la cosa che facciamo la mattina, la cosa che facciamo il pomeriggio, dove andare a mangiare la sera, bene o male, 10 giorni ci stanno. No, fare un piano quello sempre. Ma tu ci andresti anche senza... Cioè tipo ora che ci sono stata, ok, ci riandrei. Okay. Però, cioè senza... Non ti dico un traduttore, perché comunque non è che puoi girare con un traduttore. Però quei gruppi organizzati, agenzie che ti organizzano il viaggio. Allora, io no. Tu no. Però una persona che parte, che magari non ha una base come ce l'ho io, che già sa che vuole andare qui, magari come te che non conosce un po' più, secondo me è utile. Perché almeno le cose principali ti danno. Sì, ti fa vedere. Come io immagino sempre quando andrò in Giappone, spero prima o poi mi farò tipo questo viaggio comunque organizzato. Dall'agenzia. Siamo al prossimo snack, quindi proviamo qualcosa tipo patatina salatina. Sì, tipo questa, che forse è la cosa più salata che abbiamo. Credo sia la cosa più salata, perché poi c'è scritto cheese, ma non lo so, date le mie esperienze con il cheese. Sì, ma che cos'è questa cosa qua che c'è disegnata, questa gialla? Ah, il formaggio. Okay. Giustamente. Yopoki snack, quindi credo sia ispirato al tteokbokki effettivamente. Ah, ok. Perché vedi la forma è tipo quella degli gnocchi di riso. Quindi ti prego, apri. Ma sembra... No. Si sente il cartone. No, però ti posso dire... Un po' mi è arrivato adesso. Un po'... Sembra lo stesso odore che fa quando apri ramen nella cup. Ah, sì. I noodles. È presente tipo anche gli yakisoba, quelli che... Sì, esatto. Ah, quell'odore lì. A parte sembrano maccheroni disidratati e super ricoperti di peperoncino. Ah, beh, lì è quasi tutto spicy, anche se non te lo dicono. Lì sì, è vero. Però cheese, quindi boh. Ah no, guarda, c'è qua il peperoncino. Si sente, è piccantina. Sì. Cioè, probabilmente è più piccante delle cose. Però è dolce. Lì. È sempre dolce. Di base, c'è una pasta. Buona, ma formaggio zero. Ho mangiato delle patatine simili però in Italia. Però buone. Sembrano un po'. Dimmi, quelli che sembrano agli aperitivi. Quei cosi a parte rossi. Sì, quello ti arriva dopo. Però lì per lì quando la fa il crunch ti sembra tipo la... Come si chiamano i wokos, quelle al ketchup tipo? Ah, ho capito. Anche tanto, come consistenza. Però il sapore che ti rimane... Quello dici tu, le cose crispy. Sì, agli aperitivi, so, a Roma. Tipo mais, credo sia. Sì, che ce l'hanno anche forse da castroni. Per lo snack da 1 a 5 ti do 4 perché mi piace. Sì, 3,5-4. Però se ti devo dire la coerenza con quello che mi hai mostrato. No, ma poi anche tipo con fuori. Cioè, tanto sono chiare qua. Cioè, raga, esatto. Non sei questa cosa. Esatto, infatti è super rosso. Non lo sei. La coerenza per me è 1. Io sto bevendo in continuazione, infatti mo finisco. Altra domandina. È costosa la vita in Corea? Questa cosa mi ha scioccata. Cioè, io non ero... pronta. Ecco perché non contavo io quanto spendevo. Però proprio la vita, tipo i mezzi, il cibo, queste cose così. Allora, io so che la carta igienica è super costosa. Sai perché è costosa la carta igienica? Perché loro non la usano in realtà. Usano le... È un genere, no, effettivamente. Dopo il suo TikTok. Cioè, il bidet toilet. Ho provato quel TikTok. 1 milione di visualizzazioni. Cioè, capisci? Non ho mai provato questa roba nella vita. È stato bellissimo. E sì, hanno questi toilet con... Esatto, tutti i gadget, spruzzi, cose. L'aria. Quindi probabilmente... Guarda, a parte... L'aria perché è bellissima. Tu immaginati d'estate che fa caldo e ti siedi sulla tavoletta. Calda. Calda. Cioè, magari è stimolante, non lo so, Cioè... Allora, la mattina comunque faceva sempre piacere. Se ti svegli presto. Ti dà quella botta. Però noi avevamo l'aria condizionata in hotel. Esatto. Cioè, secondo me non è piacevole. Io ho provato anche a spegnere. L'ho chiamato per chiedere se si potesse spegnere. Veramente. Non c'è modo, no? Doveva proprio disattivare tutto il centralino della...
Però il getto però... che è caldo non ha senso in estate. Anche perché comunque tendenzialmente tu da sotto ti vuoi rinfrescare, cioè non so voi. Quindi questa roba è molto particolare. Quindi probabilmente appunto la carta igienica, sì, potrebbe essere anche costosa per questo. Cioè avrebbe almeno senso, perché se no insomma la carta lì la usano così, plastica, go-go. Comunque la vita è veramente... cioè super fattibile, anche se è andato a mangiare fuori pagare pochissimo. Anche Uber, cioè Uber rispetto a noi, se lei ha preso più taxi o taxi o Uber. Uber, mai Uber, ho preso solo Uber e venivano veramente molto di meno rispetto a noi. Le macchine quando vengono a prendere sia taxi che Uber sono straccessoriate, tantissime sempre. Avevano per farvi caricare il telefono o le prese USB. I taxi con i mini diffusori, i taxi con i mini diffusori, vabbè, tipo amuchine, cose, e molto tenute bene. Le macchine venivano veramente poco. Che cos'altro? A me la cosa che ha scioccato di più forse l'hotel, perché l'hotel era meraviglioso, in una zona stupenda, grandi le stanze, sì, bellissime, ogni giorno ti cambiavano la doccia stupenda, sì, ogni giorno ti davano uno spazzolino nuovo praticamente, colazione inclusa, e comunque a notte veniva meno di quanto pago un hotel in stazione centrale. Top, quindi vita super fattibile. Questo sono curiosa che cos'è. Cos'è questa? Vuoi sapere che cos'è questa? Questo è il dado per me, il dado con i porcini. In rosso abbiamo riso da morire. A parte, prima pensavo fosse una scatola di incensi, perché okay, ho detto sì, wow, cioè che, ma che carina. Poi sono andata a leggere, era una barretta di fagioli. Lì vanno pazzi per i dolci con i fagioli, come in Giappone. L'ho preso il pescetto alla fine, l'hai preso? Market, sì. Era buono? Sì, buonissimo. Aveva tipo questa crema. Però cioè, non diresti mai che sono fagioli, cioè ci devi proprio fare attenzione. Cioè, guarda, che bello! È una barretta di tipo Willy Wonka. Sembra quasi marmellata solidificata. Sembrano tipi datteri. Che cos'è? Sì. Alla fine penso mischiata col zucchero e venga fuori una pasta. Tipo, stacca un pezzo. Questa potrebbe essere la cosa più difficile. Ma è tipo impossibile. Lo farò con le unghie. Non so di niente. No. La consistenza è completamente diversa da quello che mi aspettavo. Dentro è più mousse. Io lo sento il fagiolo, quella pasta che usano loro. Però la consistenza che è strana. Forse c'è troppo alle agar, quelle cose tipo che ti fanno. È dolcissimo. Sicuramente è la cosa più particolare. Quella tutta, no? Sì. Cioè. Allora, il mio voto per il gusto, se non devo pensare alla consistenza, no dai, diamo generale, se non conosciamo più, 2 su 5. 2 e mezzo, metà. Però sicuramente la consistenza interna ricorda la consistenza interna dei fagioli. Dai, particolare, ci stava. Io però mi rimangio una di queste. Vai, ti rifai la bocca, giustamente. Questa è una domanda molto interessante. Mi dite, ci andrò presto con mia figlia. Se si parla inglese, ma non perfetto, ce la caveremo comunque? Quindi ci chiedono, con l'inglese, solo in inglese, no. Posso cavare un ragno dal buco? No, solo no. È molto difficile. Allora, nella zona dove eravamo noi, che era una zona giovane, già ti ho detto bene perché i giovani con l'inglese vanno un po' più a. Però secondo me se uscite o andate qualsiasi altra parte, ma anche solo anche già la tatuatrice. Sì. Se avessimo dovuto parlare solo inglese, non lo so. Mi sarei uscita. Lei sarebbe riuscita totalmente con un altro tatuaggio. Cioè, ci avremmo messo più tempo di quello che già non ci abbiamo. Sì, a un certo punto avrei detto, datemi quello che vuoi. A un certo punto era, ti prego. Cioè, sì. Vai. Ne. Beh, io il primo giorno con Lara ci siamo trovati in una situazione veramente. Che se non fosse intervenuta In Yang, che era la ragazza che appunto parla sia coreano che inglese, non ne saremmo uscite. O comunque avrei dovuto pagare doppio perché il signore aveva sbagliato in cassa e non capiva che aveva sbagliato lui. In realtà il negozio era della figlia, lui la stava aiutando. Quindi c'era la mia collega che cercava di fargli capire, guarda già quanto ho pagato, per fortuna che avevo Revolut che mi fa vedere quanto pago sia in One, c'era la transazione, quindi lui vedeva One quanto avevo pagato, però lui pensava che io dovessi pagare di più perché aveva sbagliato il 2 per 1, poi erano sempre questi 2 per 1 in cassa, sì, nel skin care. È stato veramente difficile. E poi com'è il traduttore? Papago, quello posso consigliare, quello sì. Loro ho notato quando vedono che non riuscite a capirvi, cioè sono loro i primi che ovviamente tirano fuori il telefono con le app, le cose, però se andate Papago, vi metto l'icona insomma dell'applicazione, è sicuramente vi salva, ma per qualsiasi cosa, perché ripeto, con l'inglese magari si capiscono, ma se dovete spiegare qualcosa di un po' più specifico è un po' particolare. Frasi che vi potrebbero servire imparate già prima di partire, no? Perché non sapevo nulla. Vabbè, sì, io vi ho detto quelle basi. Allora, di solito appena entrate nei negozi è Agneseo, salutate, quello a prescindere va bene sempre. Poi loro così va bene così. Esatto, sempre. Con la lingua hanno tutte le varie onorificenze, cose, ma vi imbrogliate, quindi andate su Agneseo.
e basta. In cassa, se vi chiedono qualsiasi cosa, probabilmente vi staranno chiedendo la busta, quindi nel dubbio voi dite sì. Voi dite né. Date la carta, perché quasi sempre vi mettono quella col chip. Non potete pagare con Contact e con tutte le applicazioni delle varie Apple Pay, eccetera. Però hanno Samsung Pay, ho notato. Ovviamente lì Samsung è esatto. Portate sempre la carta fisica appresso. E poi canzami da quando uscite, basta. Questo è il minimo. Allora, io vorrei provare loro. Questi? Sì. Allora, questi sono biscottini che lì vanno pazzi, li trovate in mille gusti, biscottini sempre. All'ananas. Okay. Ti piace l'ananas? No, così mi voglio lasciare le cose che mi piacciono. Ah, ok. Io ho rivalutato molto l'ananas da poco. Prima non mi piaceva come frutto. Ah, no, allora a me piace il frutto, però okay. Non le cose all'ananas. Infatti no, anche perché tipo cose all'ananas è raro trovarle. Cioè, e poi tanto cose... scommetto che saranno dolci. Lotte. Sempre lotte. Però senti l'odore? Sì. Non direi ananas, cioè se mi dicessero, dimmi secondo te che frutto c'è dentro. All'inizio ho sentito frutto. Io direi banana. Il mango. Uguale. Il cacomelo. No, che è molto dolce. Quando arriva la crema, non è troppo dolce però. Sa di succo di ananas però. Sa di ananas. C'è quell'asprigno che ti arriva sulla lingua. Un po' di retrogusto di ananas. Credo ci sia una percentuale tipo 3%, però c'è. Veramente contente. Sono buone, non ho capito. Poi credo anche la confezione, se volete fare un regalo. Guarda che carina, cioè guardate che i colori. Bravi i grafici comunque in Corea. Veramente. Vero. Ti vendono. Sì, i packaging ti vendono tutto. Cioè, sono packaging belli per qualsiasi cosa. Sì, io questo gli darei un 3,5. Cioè, non è che mi voglio esagerare, però. Un po' sono di parte perché io adoro tutto quello che è biscottino. Mm. Cioè, di base, ok? Per me è 4 già solo perché era biscotto. Però no, do anche qua. Il 4 si rinforza proprio perché mi piace anche la cremina. Perché non si sente troppo l'ananas, però si sente. Cosa hai ripreso? Lei ogni tanto si rifà la bocca perché si sa che il burro ovviamente pulisce. Tipo zenzero. Sì, tipo zenzero. Una cosa e l'altra. Questa è una nuova scoperta sicuramente in Corea. Beh, tipo il latte. Allora, questa è una domanda. L'ho presa perché ho visto che tu hai messo dei vestiti di questo tipo. Quindi c'ha senso farlo anche a te. Ah, ok. Perché ad esempio io non mi vesto mai in questo modo. Ci si può vestire scollati? Per esempio canotte, top, proprio scollature un po' più tipo così. Perché è una cosa che prima di partire mi avevano detto tutti, che effettivamente se vai in giro molto scollata, essendo che loro non lo fanno, può essere che vieni. In realtà ragazzi, cioè, a me mi hanno detto la stessa cosa dei tatuaggi ad esempio. Mm-hmm. Tu hai visto, io ho visto solo persone tatuate. Allora io non so se, a parte quello sì, non so se loro hanno un doppio standard, nel senso che sei turista, quindi non ti giudicano perché sanno che nel tuo paese fai come ti pare. Però noi proprio non ci si pelavano. Tant'è che all'inizio, siccome il primo o il secondo giorno siamo andate al Gyeongbok Palace, lì c'era una scolaresca, anzi due scolaresche che ci seguivano, che ci hanno chiesto le foto. Pensavo, vedi, tutta la vacanza, tutti i giorni che stiamo qui sarà così. Cioè ci guarderanno perché siamo occidentali. In realtà no, cioè si sono abbastanza abituati ai turisti. Perché Seoul è una città che è cresciuta tantissimo, ma comunque nell'arco delle ultimissime decine di anni. E quindi probabilmente già solo da qualche anno fa ad oggi hanno cominciato ad avere un turismo. Quindi il bambino non l'ha visto l'occidentale, ma le persone in giro non ci guardavano più di tanto. No, veramente zero. Quindi potete andare in giro tranquillamente. Allora, è vero che lì si vestono. Tu hai notato, non so se ci hai fatto caso, che hanno tipo le ragazze due tipologie. O sono super girly con i vestitini, i cardigan e tutte quelle robine, o sono tipo street style, tutte baggy clothes con i pantaloni. Però io ho notato che i ragazzi si vestono molto meglio. Ragazzi, hanno anche loro questi due modi, però tutti e due però più curati. Le ragazze fanno invece più la roba al capello, però i ragazzi si vestono molto meglio anche, non so se degli italiani, allora non vorrei azzardare questa cosa, però hanno un senso dello stile più interessante. Sì, ma non, cioè, non cose strane, perché poi sono vestiti, però hanno gusto. Sì, quello sì. Ne ho comprato anche un vestito. Zero. Uno non perché vabbè, le taglie sono un po'. Una borsetta mi avrebbe preso. Ah, accessori sì. Però io pensavo di comprare, non so, un toppino, una roba. No. Zero, non è nulla era nel mio stile. Quindi tipo sì, mi posso vestire così, però quasi così non le trovavo da comprare. E i materiali non mi piacevano e le taglie comunque erano un po'. Tipo lì c'è questa cosa della free size, che è la taglia unica. Infatti io ho comprato tipo cose da maschio sostanzialmente. Cioè loro non tendono a vestire molto attillati, quindi no. Ad una persona magari sta più attillata, ad una sta più largo, però non è nulla di interessante. Sì, cioè sì, per sì. me a livello di fashion non era molto
interessante quello femminile, però per il mio gusto, ovviamente. Ma se ognuno il suo, nel senso, non è che ci possono il tutto mo vestiti, skin care, la moda italiana. Cioè, ma che non vuole sapere, infatti qua vengono a comprarlo. Quindi, dove andiamo? Proviamo la bibita questa qui. Ah, ok, dai. Che ma è uva e cocco? Carina. Apparentemente sì. Canale. Ma c'è i pezzetti! Ecco perché allora c'è sti cosi. No, perché le cose con le gelatine lì vanno... Ah, quindi dai, c'è la gelatina dentro. C'è la gelatina di uva allora, mi sa. Sta un po' di svelto. Allora, è dolce? No, pensavo fosse un po' più aspro. Oddio, la gelatina... Diciamo che se le bevande... No, raga, fa veramente un detersivo. Ma poi la gelatina è molto particolare. Nel senso, non c'è senso. Ah, il cocco no. Non il cocco mai. Proprio, cioè, gli serviva un'acqua, hanno detto qual è che fa più figo, acqua di cocco. Okay. Però se ti chiami Coco Palo non mi aspetto che sia la cosa principale. Peccato perché è molto carina e non avendo i bicchieri trasparenti non riusciamo a farvi vedere questi piccoli... pezzettini bianchi di gelatina. Zero. Hai 0.5, guarda, perché questa gelatina... Allora, io do 0.5 per la grafica. Per la mia... Troviamo qualcosa di... Posso dare, perché comunque è carina. Il grafico tenetelo, ma cambiatelo. Cioè, mettetelo su un altro prodotto. Sì. Ah, guarda, sui detersivi secondo me è forte. Intanto mi rifaccio col burro. Ecco qua. E noi rispondiamo a un'altra domanda. Il vostro piatto preferito coreano? E poi ci spieghi anche l'aneddoto. Prima di girare qua, mi ha detto doveva dire una cosa, quindi adesso... Adesso ci arriviamo, perché io dico... Prima di il tuo piatto preferito. Allora, ne ho tanti preferiti. Però, quello che mangerei, che dici, tutti i giorni, se me lo proponessero, tteokbokki. Ah, è proprio quello? A me quello, mi fa impazzire, mi piace proprio che è agrodolce. Lo gnocco di riso, che è la rice cake, che è proprio chewy. Cioè, a me piacciono un sacco le cose chewy, che devi stare a masticare. Quindi, e quello... com'è la salsa? La salsa è agrodolce. È un po' piccantina, anche se, secondo me, i ristoranti qua a Roma vanno molto più piccante. Tu... Solo uno. Uno qui, solo quello. Sì, dai, uno, ma mia scuola è il. Allora, sicuramente a me è piaciuto tantissimo Dama Honde, che sarebbe il barbecue dietro al nostro albergo. Cioè, non tutti i barbecue. Proprio quello. Quello, perché dovete mangiare la carne di Kobe, cioè quella lì. Siamo andati ad un altro che faceva carne di maiale, si chiamava Jeju qualcosa, perché nell'isola di Jeju ci stanno questi maiali speciali. Ci diceva Enyang. E ridevo perché cioè, così speciali che li mangiano. Speciali perché saranno buoni. Invece questa roba del barbecue loro... Che poi è pazzesco perché tu dici, cavolo, stai andando a mangiare la carne che ti fai letteralmente davanti, torni che puzzi, no? Cioè, invece no. Non è vero. Hanno questo sistema di aereazione veramente bravissimo, sì, ed è pieno. Ti mettono proprio la ventola sul bar, cioè tu hai uno spazio di girata, così funziona. Cioè, vero. Se quello è l'effetto, ok. E poi un sacco di cose che ho mangiato lì come contorno, anche il kimchi che mangiamo lì con il riso. C'era questa zucca speciale, una salsa buonissima. Che sì, quelli sono i banchan, che sono tutti i piattini delle cosine, insomma, intorno che tu puoi mangiare con la carne o col riso, insomma, con quello che ti arriva. Veramente buono. Buoni. Invece posso dire la mia cosa meno preferita è il gimbap. Non mi è piaciuto. Che sarebbe il roll, quello tipo fatto a sushi per intenderci. Sì, voi vedete. Futomaki. Esatto. Però... che è bello grande. Non lo so perché non ti è piaciuto. Non ti piace la cosa di mangiarlo in un boccone che non è pratico o proprio il gusto di quelli che hai mangiato? Allora, anche tipo futomaki, queste cose qui, a me piace con la salsa di soia. Invece lì non era. È vero, lei chiedeva sempre salse, queste cose. E anche aspetta, i dumplings che abbiamo mangiato coreani. Ah, ok, anche i mandù, quindi ti piacciono i ravioli. Sì. Sono i loro? Sì, mandù sarebbero i ravioli loro. È vero, quelli buoni. E poi a me pure tutti questi pancakes fluffy, tutti i caffè. Madonna, però non abbiamo mangiato, c'è un sundan là. No. No, c'era questo strawberry soufflé che era troppo buono. La matcha cheesecake che era buona, ma comunque la trovi anche in altri posti. Cioè, perché fanno questi dolci molto... Lì hanno molto la cultura dei caffè, stanno ovunque, se tu hai notato. Fanno proprio dei dolci belli strutturati, belli solidi, che tu li vedi e dici proprio questa, cioè, esatto, bene. Sono anche tipo belli soft, esatto. Cioè veramente buoni, no, lì da assaggiare. I dolci vanno. E mentre eravamo al food market, lei e Rosalba hanno mangiato i tteokbokki. Che sono sti gnocchi di riso. Il giorno prima stavo parlando del fatto che saremmo andate al food market. Ma non mi ricordo se tu e Nian, non mi ricordo. Io dicevo, ho guardato un po' di vlog, ho visto che mangiano tipo il polpo crudo. Okay. Ah, così. Sì, io ti ho detto che c'era, sì, quello. E tu mi hai detto che c'era anche il pesce pene. Ora okay. Eri tu. Sì, sì, io e Ross che stavo guardando. Ho visto il TikTok. Quindi, se voi cercate il pesce pene su internet e guardate i tteokbokki. No, non somigliano. No, non mi era presa, io pensavo fosse quello. Ce l'ho capito solo quando ho visto ma che tu e lei lo stavate mangiando. Perché tu
dici, ma questi mi hanno detto che c'è il pesce pene nel futuro. E poi se lo mangiano così tanto. Perché ci siamo divisi, perché era una roba impossibile. E vedevo ovunque queste palle di polpette, sia di carne che non. E questi tteokbokki che nella mia testa erano il pesce pene in zuppa piccante. Cioè per forza, dicevo, avevamo detto che ci deve stanno. Deve essere quello. E tra l'altro non li ho visti allora, io convinta, capito, fossero quelli. Ma io l'ho visto. Ah, l'hai visto? L'ho visto. Quando poi abbiamo incontrato loro che stavano mangiando, ci hanno detto sono gli occhi di Lisa. E quindi ho capito che tutti gli stand che avevo visto non era il pesce pene. Sì, ormai abbiamo detto che andavamo a mangiare ravioli con la serie TV. Sì, quindi sì, tutto sì. Il tempo pensando che quelli fossero i pesce pene. Quindi questa è la tua storia sono pochini, esatto. Che non hai mangiato non è pesce, non è pesce. Io trovo difficile mangiare cioè essendo un po' caldo. Loro mangiano comunque tantissima roba bollente, calda, qualsiasi cosa cotta, verdure processate. Quindi quando sei in estate e hai voglia di poke e il sushi crudo e l'insalata. Ma perché tipo quei triangolini invece, il gimbap quello fatto a triangolino con l'alga, non hai preso ai 7-Eleven? No, perché eccetera. Sempre così. Io ho bisogno della salsa di soia, no, per mangiare. No, quella è la mia cosa preferita. Quindi il tuo, il barbecue, però solo quello. Solo da mamma. Tanto l'abbiamo taggata. Tu hai fatto la carta in evidenza qui. Sì, sì, le trovate in quello. Cartella in evidenza nostra. Questi mi incuriosiscono, tipo fagioli al latte. Vai, apri, poi sempre latte. Comunque sì. Tutti gli snack latte. Questo è bello di pelle. Cioè, mi sembrano tipo le galatine, per intendere. Ah. Ok, tipo quindi caramelline a base di latte. Ah. Ma sono chiuse singole. No, vabbè. Carina sta mucca. Ma ognuno c'ha una grafica diversa. Bravo al grafico. Bravissimo. Questa io quando non trovo da mangiare il pomodoro d'insalata. Buddy, vieni qui. Eccolo. Eccoti, Buddy. Questa è la cosa che devo dire. Loro hanno solo cani piccoli. Cioè, abbiamo visto pochissimi cani grandi. È vero. Però i barboncini sono tenuti male. Quasi tutti i cani che ho visto sono rasati. E teneva solo la testa, tipo. E la coda. E la coda. Allora, l'odore mi ispira perché sa di qualcosa che conosco, ma non so dire cosa. Secondo me sa di burro. Ah, burro. Secondo me sa di burro, palese. È vero anche questo. Ecco che cos'era. Mi prego, che... di questo. Non ha detto che la ispira, eh. Questo di più, questo sì. Di più, perché è un burro più giallo, questo è un po' più chiarificato. Ma la consistenza di marshmallow, tipo... Perché è salato? Cioè, è più salato delle altre cose. Perché sa tutto di burro? Oh, per carità, a me piace. Ma è strano. Un po' di galatina comunque, forse è la cosa più... Te la ricordo un sì. Po'. È più buono questo. Quanto avevo dato a questo? Tipo, tre. Due. Cioè, era questa una. Neanche. Ah, per me è 3.5. Sì. Vabbè, mi piace il burro. Niente. Ribadisco. Allora, solo snack al burro. Solo snack al burro, che poi in Italia non sono per niente comuni. No. Quindi mi piacciono. Poi l'estetica è orrenda. Infatti potevano stamparci una mucchettina di quelle. Forse anche un po' sanno di latte in polvere, quello che dai ai bambini. Però non quello tipo condensato, che è buono, capito? No. È un latte strano. Quello che dai ai bambini. Allora, qui il grafico ha lavorato forse anche troppo. Cioè, di fantasia. Ah, le patatine! Un po' di roba. Cavolo, le patatine. Facciamo queste? In butter? Giustamente. Io queste l'ho mangiate in camera, quindi... Queste ce l'hanno fatta trovare nella stanza d'hotel. Non io non le ho mai assaggiate. Butter corn chips, quindi mais e burro. Capirale. Ti dico. Senti proprio, si scioglie tipo burro. Si scioglie proprio in bocca. Fuori c'è, è la prima cosa. È vero. Dove infatti c'è... la lingua si sta un attimo... Non ti impidendo. Sì, sì, sì. Sta riprendendo. Prima ero un po' in un terpore un po'. Buonissime. Io mentre stavo lì me le ricordavo più buone. Ti piacciono? Buonissime. No. Perché tu è il burro. Perché se non eri stata influenzata dal fatto che c'era il burro. No. No, perché non scrocchia come. Cioè, senti questa. Questa è durissima. A me vedeva fa così. Me le ricordavo più buone. Madonna, stasera non per me è due queste. Per me è 2. 4.5. Buonissime. È uno dei voti più alti che hai dato. Però puoi assaggiare questi. Sono quelli crunchy. Ok, vediamo se stanno di Ferrero Rocher. I peppero, che anche questi li trovate tipo mille gusti, mille varietà. Sono buoni, eh. Noi abbiamo tipo il micado? Sì, è tipo il nostro micado. Beh, sembra bello, bello doppio questo, eh. Ah, questo è interessante. Ah, crunchy e crunchy. Ma è preso soffiato intorno. Io pensavo solo noccioline. Sai perché mi piace tanto? Perché non è cioccolato al latte latte. Secondo cioè, me è più fondente, più verso il fondente. Vagamente Kinder cereali. Perché c'ha questo riso soffiato con cioccolato. Ok, sì, se non c'era il wafer questo qua. Però sicuro io lo preferivo con le noccioline. Se c'erano tipo le nocciole sopra. Per me 4.5. Per me Mikado dovrebbe fare una collab con tipo Ferrero Rocher.
il coso, il Raffaello, e fare tipo queste versioni con le loro coperture. Perché non lo fanno? C'è qualcosa che lo impedisce? Non ci hanno mai pensato. 3 per me. Tu? Mi ha dato 4.5 per il col busto. Ci mancano questi 3 e poi quello. 1, 2, 3 e poi quello, no? Sì. Questi sono di Seven Select Chocolate Corn. Dai, che fighi. A parte il pack, che figo. Bellissimo, cioè, viola poi. Proprio, proprio, proprio darti. Sono fatte proprio di cioccolato fondente. Senti? Sono fortissime. Aspetto. Non avevo pensato al paragone. Quando cambi la lettiera al gatto, secondo sì, me ma anche trovi. Ma anche quelle che fa Buddy, cioè sono così. Britti, guarda qualcosa. Giustamente. Ci sei da tu? Potevano fare sì, un altro sì, un cuore. A questo punto. Ovvio. Perché sembra un wafer a cui manca il ripieno? Cioè, sembra presente la pappetta dei biscotti al cioccolato che ti si forma sul fondo del bicchiere. Vabbè, un po' pappetta. Le patatine al mais ci sta che sono così, che le metti in bocca e se ne hanno, però... È strano che al cioccolato... Cioè, lo aspettavo di meglio. C'ha raggiunto Bri. Ovviamente. È stato salvo. Posso? Senti? Sono abituata ai gatti. Io non conosco, non sapevo che le fusa fossero queste. Comunque in bocca mi lasciano sapore di cereali. Sinceramente 2. Sì, dai, 2, sono d'accordo due anch'io. 5. Tra l'altro sono super curiosa di queste. Queste qua? Tu le assaggiate? No, però qualcosa col miele sì. Però miele e mela. Mela. Non lo so. Forse la patatina di questa forma assaggiato. Ovviamente si sente il dolce. Oddio, perché io sento l'odore di fritto. Sì, ma che ho mangiato altre palline con però. Sì, niente. No, palline. Di... Vero? No, sì. Ma per me sono curiosina. Ma è vero, sono più fritto. No. Le patatine. No, buddy. Sono di fritto. Però c'è un po' di mela. Cioè, se non lo sapessi lo direi che c'è un po' di mela. Secondo me anche la miele non c'è. Miele zero. Cosa sto per dire? Miele zero. Neanche dolce, dolce che dici. Sì, un po' di mela. Sono proprio di mela fritta. Sono più croccanti forse di quelle là. Sono proprio dure. Anche queste, cioè, le ricomprere. Metodo di paragone. Le ricompresti? Sicuramente le do più del tipo 2.5. Okay. Però non le ricompro. Però secondo me questi mi danno altro. Quindi potrei non mangiarle. Secondo me questa è una di quelle cose che ti piace molto. Sì, 2.5-3 io mi darei. Io, guarda, gli do 3. Perché secondo me dopo un po' che mangi ti prende. Adesso ci mancano questi funghetti. Esatto. Sempre lotte saranno, probabilmente. Sono un biscotto, sì. Certo, sono grafica sì, ma per cura magari. Che dai, carino. Vabbè, questo è anche interattivo. Ah, ok. Sì. È un funghetto. Dai, questo dovrebbe essere vabbè, tipo... Cioè, questo ci hanno messo proprio tipo così... Non ti piace? Mamma mia. Uova di Pasqua quella. Esatto, super scrauto. Che coraggio. Non li prendo nulla. Facciamo prima l'ultima domanda, prima l'ultima cosa da mangiare. E poi l'ultima cosa da mangiare. Apriamo questi perché lui... Lei non lo so, quanti giorni sono che aspetti di sapere. Ma non so neanche se questi Oreo Mystery avranno tutti un gusto che non sappiamo qual è o tutti gusti diversi. Secondo me è tutto un gusto. Qual è la cosa che ti ha colpito di più? Che può essere negli atteggiamenti, come nell'architettura, nei prodotti, qualsiasi cosa. La cosa. Fare. Io quando l'ho letta ci ho pensato e può sembrare banale, scontato, eccetera. Però una cosa che noi, da noi almeno, non abbiamo, per me è il fatto che loro siano molto funzionali. Quindi... fila nella metro, funziona benissimo. Anche se mi hanno detto che poi ero l'ora di punta. Voi avete preso l'ora di punta alla metro? Sì, era piena. Era strapiena. Però comunque funziona. Anche la cosa della spazzatura, paradossalmente, può sembrare strana che effettivamente loro carichino le strade di spazzatura tutto il giorno per poi... Cioè, in qualsiasi angolo non ci sono i secchi. È molto raro. Li trovate mai più vicino alle stazioni... Forse in aeroporto l'ho visto, i secchi della spazzatura basta. Stavo pensando, dove buttavo la cacca di Buddy? Cioè, pensai che eri incoglionita. Non vero? Vabbè, non c'era Buddy. Effettivamente però non ho visto sacchettini di cacca dei cani. No, nemmeno io. Era come ci per pensare. Vabbè, comunque anche la spazzatura che loro lasciano così e poi la sera vengono a prendere. Paradossalmente funziona anche quella, nel senso, quindi sì. A me ha colpito molto questa cosa. All'inizio stavo pensando a varie cose, tipo il fatto che sono rispettosi, il fatto di qua di là. Però c'è una cosa che, una sensazione che ho sentito dentro di me dopo
sette giorni, okay, avevo voglia di urlare. Quindi forse la cosa che più mi fa strano è come mi sembrano che si tengono, cioè, ok, ho capito, si tengono molto dentro, ma forse a loro non fa neanche strano perché sono abituati a farlo, no? Sì, poi è tutta una cosa di facciata, credo, insomma, sia più una cosa per far vedere agli altri. Cioè, comunque sei al ristorante, tutti stanno parlando, però non senti il casino che senti nel ristorante italiano. E dopo un po' mi mancava, cioè mancava proprio che faceva "Amo, mi porti?" Oppure che da lontano c'era "Gloria, ma volete fare questo?" Cioè non esiste questa roba. La cosa che mi ha colpito è il loro rispetto della privacy, comunque dell'altro, perché comunque rientra anche in questo. E invece visivamente la cosa più che ti ha colpito di più, una delle cose che abbiamo fatto, dove siamo andate, che ti è piaciuta di più? Ah, visivamente il fatto che è un po' strana perché è molto città grigio, cioè molto grattacielo, però non è mai la sensazione di essere una città grigia, proprio perché ci sono tanti colori, tante luci neon, tanti pupazzetti, tantissimo, e non mi aspettavo di trovare i pupazzetti anche in situazioni veramente importanti come banca, farmacia. È vero, è vero. Anche ogni tanto trovate tipo le mascotte di quartiere, le statuette fuori dai, sì, dai posti. Non me l'aspettavo per niente, quindi sì, questo anche. Qui comunque dobbiamo veramente indovinare cos'è. E non penso ci sia nessuno a dirci il risultato. No. Secondo me. Non mi dire che è caramello. No. Però secondo me. Burro. No, io ho un'idea. Hai un'idea? Ah, burro d'arachidi? Oddio, no, pensavo burro d'arachidi, ma adesso mi sembra caffè. Caffè, sì. Penso sono beccato liquirizia. No, liquirizia no. No. Ma cos'è? Ah, ma l'odore e il sapore sono due cose completamente diverse. All'inizio pensavo così burro d'arachidi. Perché dico, magari leggo gli ingredienti, ma non c'è nessun ingrediente strano. Non c'è scritto, non lo sapevo mai. Queste sono le mie cose preferite. Io torno da questi e tu torni da quelli. Ah, no, se sapessi cosa fosse meglio. Però se non vi dicono che cosa c'è dentro, cioè mystery fino a una certa, poi devo poter avere la risposta, scusate. Quindi ragazzi, questo era, vi siete subiti questo video infinito. Speriamo che vi sia stato utile. Non so quanto durerà, no, quello è sicuro, per forza, qualcosa dovete cavare, perché, cioè, dai, più o meno, non dico tutto, ma vi abbiamo dato un po' di informazioni. Fateci sapere se avete qualcos'altro da chiederci qua sotto nei commenti. Vi ripeto, trovate tutti i link qua sotto dei vari profili di Ele. Andate a vedere anche l'altro video che abbiamo fatto, se vi interessa la parte makeup. E fateci sapere, tra tutte le cose che abbiamo assaggiato, quella che vi ispira di più, se siete arrivati alla fine del video. Se l'avete mangiata, non lo so, magari qualcosa ci consigliate. Vi mando un bacio grande, ci vediamo presto con un nuovo video. Vi aspetto. Ciao! Ciao!